Oggi vi leggo alcune pagine da Seta di Alessandro Baricco e in particolare capitolo 14, quando il protagonista Hervé Joncourt nei suoi viaggi incontra il giapponese Harakei. All'uomo più imprendibile del Giappone, al padrone di tutto ciò che il mondo riusciva a portare via da quell'isola, Hervé Joncourt provò a raccontare chi era. Lo fece nella propria lingua, parlando lentamente, senza sapere con precisione se Harakei fosse in grado di capire. Istintivamente rinunciò a qualsiasi prudenza, riferendo senza invenzioni e senza omissioni tutto ciò che era vero, semplicemente. Allineava piccoli particolari e cruciali eventi con voce uguale e gesti appena accennati, mimando l'ipnotica andatura malinconica e neutrale di un catalogo di oggetti scampati a un incendio. Harakei ascoltava senza che l'ombra di un'espressione scomponesse i tratti del suo volto. Teneva gli occhi fissi sulle labbra di Hervé Joncourt, come se fossero le ultime righe di una lettera d'addio. Nella stanza era tutto così silenzioso e immobile che parve un evento immane, ciò che accadde all'improvviso e che pure fu nulla. D'un tratto, senza muoversi minimamente, quella ragazzina aprì gli occhi. Hervé Joncourt non smise di parlare, ma abbassò istintivamente lo sguardo su di lei e quel che vide, senza smettere di parlare, fu che quegli occhi non avevano un taglio orientale e che erano puntati con un'intensità sconcertante su di lui. Come se fin dall'inizio non avessero fatto altro da sotto le palpebre. Hervé Joncourt girò lo sguardo altrove con tutta la naturalezza di cui fu capace, cercando di continuare il suo racconto senza che nulla nella sua voce apparisse differente. Si interruppe solo quando gli occhi gli caddero sulla tazza di tè posata per terra davanti a lui. La prese con una mano, la portò alle labbra e beve lentamente. Ricominciò a parlare mentre la posava di nuovo davanti a sé. La Francia, i viaggi per mare, il profumo dei gelsi à la Villedieu, i treni a vapore, la voce di Hélène. Hervé Joncourt continuò a raccontare la sua vita come mai nella sua vita aveva fatto. Quella ragazzina continuava a fissarlo con una violenza che strappava a ogni sua parola l'obbligo di suonare memorabile. La stanza sembrava ormai essere scivolata in un'immobilità senza ritorno, quando d'improvviso e in modo assolutamente silenzioso lei spinse una mano fuori dal vestito, facendola scivolare sulla stuoia davanti a sé. Hervé Joncourt vide arrivare quella macchia pallida ai margini del suo campo visivo, la vide sfiorare la tazza di tè di Harakei e poi assurdamente continuare a scivolare fino a stringere senza esitazioni l'altra tazza, che era inesorabilmente la tazza in cui lui aveva bevuto, sollevarla leggermente e portarla via con sé. Harakei non aveva smesso per un attimo di fissare senza espressione le labbra di Hervé Joncourt. La ragazzina sollevò leggermente il capo. Per la prima volta staccò gli occhi da Hervé Joncourt e li posò sulla tazza. Lentamente la ruotò fino ad avere sulle labbra il punto preciso in cui aveva bevuto lui. Socchiudendo gli occhi, beve un sorso di tè. Allontanò la tazza dalle labbra. La fece riscivolare dove l'aveva raccolta. Fece sparire la mano sotto il vestito. Tornò ad appoggiare la testa sul grembo di Harakei, gli occhi aperti, fissi in quelli di Hervé Joncourt. Hervé Joncourt parlò ancora a lungo. Si interruppe solo quando Harakei staccò gli occhi da lui e accennò un inchino col capo. Silenzio. In francese, strascicando un po' le vocali con voce rauca, vera, Harakei disse: «Se vorrete, mi piacerà vedervi tornare.» Per la prima volta sorrise.
Le uova che avete con voi sono uova di pesce, valgono poco più di niente. Hervé Joncourt abbassò lo sguardo. C'era la sua tazza di tè di fronte a lui. La prese e incominciò a girarla e a osservarla come se stesse cercando qualcosa sul filo colorato del suo bordo. Quando trovò ciò che cercava, vi appoggiò le labbra e bevve fino in fondo. Poi ripose la tazza davanti a sé e disse: «Lo so». Harakei rise divertito. «È per questo che avete pagato con dell'oro falso?» «Ho pagato quel che ho comperato». Harakei ridiventò serio. «Quando uscirete di qui avrete ciò che volete. Quando uscirò da quest'isola vivo, riceverete l'oro che vi spetta. Avete la mia parola». Hervé Joncourt non aspettò nemmeno la risposta. Si alzò, fece qualche passo indietro, poi si inchinò. L'ultima cosa che vide prima di uscire furono gli occhi di lei, fissi nei suoi, perfettamente muti.